Ciao a tutti, benvenuti a Cagliari per la settima tappa del viaggio insieme a Conad. Io sono Pietro Casu, presidente del territoriale WISP di Cagliari. In questo momento stiamo per iniziare una gara, una rappresentazione dei ragazzi dei centri di salute mentale di Assemini e di Quartus Sant'Elena, e giocheranno con altre persone che sono disponibili a giocare con loro. Se volete li conosciamo assieme. Iniziamo qui da te, che ti chiami? Giovanni. Ripeti? Giovanni. Giovanni, poi? Ciao, sono Giuseppe. Giuseppe. Fabrizio. Fabrizio. Antonio. Poi c'è Antonio. Michele. Tu? Michele. Fabio. Fabio. Roberto. E Roberto, questi sono i nostri ragazzi dei centri di salute mentale. Qui ci sono due operatori, Franco Carta del centro di salute mentale di Assemini e Antonello Pompo del centro di salute mentale di Quartus. Allora, Franco e Antonello, ci raccontate un po' l'esperienza che voi fate con i ragazzi e anche le attività promosse dalla WISP che facciamo insieme. Va benissimo, ormai siamo anni con i colleghi, insomma, teniamo tutte queste attività che vanno dal tennis al calcio e anche altri laboratori, insomma, in generale. È da un po' di tempo ormai che ci conosciamo con Pietro, e quindi anche con loro c'è questa proficua collaborazione che ci ha portato ad avere, insomma, dei grandissimi risultati con un torneo regionale che abbiamo concluso adesso, e con questa bellissima giornata, con questo finale bellissimo in questa cornice naturalistica eccezionale, dove, insomma, i ragazzi si sono cimentati anche nei campi di Terra Rossa, quindi Roland Garros di Cagliari. Benissimo, grazie di tutto. No, grazie, insomma, a voi. Alla WISP per la loro... Antonello. Noi cogliamo l'occasione, questa manifestazione offerta dalla WISP e dalla Conad, per ringraziare quello che ha fatto in questi anni la WISP per noi, che ci ha dato veramente la possibilità di partecipare anche a livello nazionale, non solo regionale, in vari tornei che vengono svolti proprio nella penisola, cosa per noi inaccessibile se non ci fosse la collaborazione con la WISP. Ringraziamo e speriamo che questo rapporto continui negli anni, perché davvero per i nostri ragazzi è davvero un punto di riferimento. Allora, adesso incominceranno i ragazzi a giocare e poi ci sposteremo anche negli altri campi a vedere che cosa stiamo facendo. Allora, adesso ci spostiamo negli altri campi dove stiamo svolgendo attività. Praticamente abbiamo suddiviso i ragazzi sui diversi campi, e in ciascun campo svolgiamo delle attività sportive. Abbiamo fatto sul nuovo tappeto della Ecopneus, abbiamo fatto esibire i ragazzi delle discipline orientali, poi nel campo da basket si sono esibiti non solo i disabili ma anche i bambini,
per fare delle promozioni di basket, e adesso nello stesso campo vediamo che si stanno esibendo invece per la pallavolo con i nostri istruttori qualificati WISP. A fianco al campo di pallavolo ci sono i campi di tennis in terra rossa, dove prima si sono esibiti i disabili, e poi anche i bambini si sono intervallati proprio per prendere confidenza con la racchetta. Vedete, abbiamo diviso in due campi, abbiamo suddiviso il campo in due mini campi dove gli istruttori della WISP stanno insegnando a prendere un po' di confidenza con la racchetta e la pallina da tennis. Bene. Allora, il centro sportivo di Molentargius è immerso in un più grande contesto di zone umide della Sardegna, che sono nominate qua tra il Poetto e la città di Cagliari, proprio la zona umida di Molentargius. È una riserva naturale ed è soprattutto conosciuta perché ci vivono i fenicotteri che trovano nella Sardegna un habitat naturale. Pensate che in questo preciso istante ci sono anche i pulli, cioè i pulcini dei fenicotteri, e praticamente abbiamo preferito scegliere una struttura di questo tipo per poter fare sport in mezzo all'ambiente. Di animazione, ci spostiamo verso il tappeto, verso la pavimentazione regalata alla città di Cagliari da Ecopneus. Sì, che abbiamo inaugurato prima. Ecco qui, questa è l'area dove qui le attività adesso si sono spostate su altri campi, e questo è il tappeto di cui parlavamo prima. 150 metri quadri che Cagliari metterà a disposizione, la WISP di Cagliari, come risorsa del territorio, a disposizione delle ASD affiliate con la WISP. Io vi saluto, sono contento che siete stati con noi. Ci rivediamo presto, vi saluto a tutti e soprattutto vi auguro di rivederci qua a Cagliari a fare altre manifestazioni e a giocare con noi. Ciao da Pietro Casu.